Nella città di Bologna sono due le chiese dedicate a Sant'Antonio Abate, la parrocchia di Sant'Antonio di Savena, fuori Porta San Vitale, e la chiesa del Collegio San Luigi, retta dai padri Barnabiti in via d'Azeglio. Nel territorio diocesano sono intitolate a Sant'Antonio Abate le parrocchie di Ceretolo, Gaiana e Malalbergo. Ma l'immagine caratteristica del santo è presente in numerose chiese, soprattutto delle aree rurali, nelle stalle, è poi facile trovare l'immaginetta o il calendario del santo con le fasi lunari. La vita di questo santo egiziano, grande patriarca della vita monastica ed eremitica, è stata resa popolare in tutto il mondo cristiano da Sant'Atanasio, il patriarca di Alessandria, che lo conobbe ed ebbe la possibilità di sperimentarne l'aiuto. Ebbe una vita lunga, ultracentenaria, essendo vissuto tra il 250 e il 357, testimone quindi sia dell'era dei martiri, sia dei primi decenni della libertà cristiana. Figlio di genitori abbienti, rimase orfano ancor giovane e sperimentò una forte attrazione per la vita di preghiera, sentendosi chiamato dal Signore a seguirlo, lasciando per lui ogni cosa. Decise di ritirarsi nel deserto dopo aver ascoltato la lettura del Vangelo durante la liturgia. I lunghi anni da lui vissuti nella solitudine, interrotti solo dalla visita ad altri eremiti per uno scambio spirituale, furono segnati da una aspra lotta contro le tentazioni demoniache della sensualità e anche dalla paura provocata nella solitudine dagli animali selvatici. A tutto questo Antonio resistette a lungo, confidando unicamente nella grazia di Dio. Questo è il motivo per cui l'iconografia popolare lo vuole in compagnia di mansueti animali domestici. A causa delle difficoltà attraversate dalla chiesa alessandrina, tornò nella metropoli per il tempo strettamente necessario, confortando le comunità e affiancando il patriarca Atanasio nella lotta contro l'arianesimo, per poi ritirarsi nuovamente nel deserto, dove tornò al Signore il 17 gennaio del 357. In tutto l'Occidente Antonio è invocato come protettore degli animali domestici, patrono di allevatori, contadini, macellai, salumieri e poi anche invocato nelle malattie, specialmente contro il fuoco di Sant'Antonio. Nella Pinacoteca di Bologna è conservato quello che resta di una pala d'altare dipinta da Vitale da Bologna nel XIV secolo per la chiesa di Via d'Azeglio. Si tratta di quattro di sei formelle istoriate. In alto il santo lascia il monastero di Patras calandosi con la cesta. In basso il santo sconfigge il demonio apparsogli ad una fonte. Un mendicante esorta il re di Palestina ad inviare viveri al santo nel deserto, viveri che poi giungono ad Antonio sul dorso di cammelli. Le esequie del santo celebrate dal patriarca Atanasio di Alessandria. Durante il rito, Sofia, figlia dell'imperatore Costantino, viene liberata dalla possessione diabolica. Nell'ultima immagine, due miracoli compiuti dopo la morte. Il santo sorregge un impiccato condannato ingiustamente e in basso risuscita tre uomini uccisi dalle fiere.